Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le top news. Pakistan, violento terremoto, 60 morti. Papa, stop a pregiudizi verso i gitani. Salute, OMS, carne lavorata aumenta rischio tumori. È di almeno 60 morti il bilancio provvisorio delle vittime in Pakistan causate dal forte terremoto di magnitudo 8.1 della scala Richter che ha colpito stamani la regione dell'Hindu Kush. I feriti sono almeno 200. Le linee telefoniche sono interrotte in varie zone del paese. Il governo di Islamabad ha mobilitato l'esercito e dichiarato lo stato di emergenza negli ospedali. La scossa è stata avvertita anche a Kabul, Nuova Delhi e nel nord dell'India. Stop ai pregiudizi secolari nei confronti del popolo dei gitani. Lo ha detto Papa Francesco, ricevendo in udienza i partecipanti al pellegrinaggio mondiale del popolo gitano. Vorrei che anche per il vostro popolo si desse inizio a una nuova storia, che si volti pagina. È arrivato il tempo di sradicare i pregiudizi secolari, preconcetti e reciproche diffidenze che spesso sono alla base della discriminazione, del razzismo e della xenofobia, ha detto Bergoglio. L'abuso di carne lavorata è una minaccia per la salute e un rischio cancerogeno simile a quello del fumo e dell'alcol. Lo ha stabilito l'Organizzazione Mondiale della Sanità in uno studio. Gli esperti hanno concluso che per ogni porzione di 50 grammi di carne lavorata consumati al giorno, il rischio di cancro del colon retto aumenta del 18%. Lo stesso legame è stato osservato con i tumori del pancreas e della prostata. Il movimento conservatore anti-europeista Diritto e Giustizia si è imposto alle elezioni parlamentari in Polonia ottenendo il 39% dei voti. Il partito, fondato nel marzo 2001 dai gemelli Lech e Jarosław Kaczynski, con questi numeri potrà governare da solo. Questa vittoria è merito di tutti voi, ha detto la candidata premier del partito, Beata Szydło, ai suoi sostenitori. Attacco ad una caserma in Belgio, dove un'auto si è lanciata contro la cancellata d'ingresso della base di Flavin. L'assalitore, che avrebbe agito da solo, non sarebbe riuscito ad introdursi nella caserma ed è stato arrestato dalla polizia. Non è stata ancora comunicata l'identità dell'uomo, così come le ragioni del gesto. Gianni Infantino si candida alle elezioni FIFA. Il dirigente italo-svizzero, attuale segretario generale della UEFA, sarà il piano B della Federcalcio europea nel caso in cui Michel Platini fosse costretto a rinunciare definitivamente alla sua candidatura. La decisione, che nelle prossime ore dovrebbe diventare ufficiale, è stata anticipata dalla UEFA alle federazioni affiliate.